Buon pomeriggio giovedì 19 luglio, ben ritrovati con InfoStudio. Apriamo con la cronaca. Cosenza e i carabinieri hanno arrestato Norberto Abritta, di 29 anni, che è ritenuto l'autore materiale dell'incendio al bar Food and Drink di via Caloprese, in pieno centro a Cosenza, compiuto la notte tra il 18 e il 19 maggio scorsi. E con l'arresto di Abritta si ritiene di aver chiuso il cerchio su questi episodi, gli incendi di due locali che distavano poco l'uno dall'altro e che erano entrambi dello stesso proprietario, che è stato arrestato come mandante il 14 giugno scorso. Si tratta di Gianfranco Palise. Vedete qui l'esplosione seguita all'incendio, davvero notevole, e poi la persona cerchiata di rosso che si allontana con gli abiti parzialmente in fiamme. Sarebbe proprio Norberto Abritta, che peraltro era ricercato dai carabinieri già da un po' di tempo. Dalle indagini è emerso che Abritta si è fatto pagare 200 euro e che Parise gli aveva dato anche le chiavi del Bilotti Food and Drink, che aveva lasciato nei locali alcune bottiglie contenenti benzina per appiccare gli incendi. Ripeto, da tempo i carabinieri lo stavano cercando e questa pressione lo ha spinto a presentarsi spontaneamente e ad ammettere le proprie responsabilità. Sul suo corpo sono state effettivamente riscontrate le cicatrici causate dalle ustioni riportate nell'esplosione. Vedete qui i resti filmati la mattina successiva, davvero impressionante. Lo spostamento d'aria aveva fatto volare l'uomo in mezzo alla strada. In quel momento, se fosse transitata un'auto, l'avrebbe anche investito. Poi è corso via con gli abiti in fiamme, ma sulle sue responsabilità non c'erano dubbi. E ripeto, ieri sera è avvenuta la sua costituzione spontanea, anche perché ormai il cerchio attorno a lui si era stretto al massimo. Notizia di poco fa, che arriva da Catanzaro: è stato rinviato a giudizio Marco Gallo, l'uomo di 32 anni che è ritenuto l'autore dell'omicidio di Gregorio Mezzatesta, avvenuto fuori dalla sede delle Ferrovie Calabro-Lucane il 24 giugno del 2017 a Catanzaro. Era proprio un dipendente delle Ferrovie della Calabria, anzi ho detto Calabro-Lucane, Ferrovie ex Calabro-Lucane, Ferrovie della Calabria, Mezzatesta era un dipendente di questo ente. La decisione è stata presa dal giudice per l'udienza preliminare Antonio Battaglia. Il processo per Gallo inizierà il 4 ottobre prossimo e nell'udienza preliminare si è costituita parte civile la famiglia Mezzatesta. In aula c'era l'imputato, che è tuttora sotto inchiesta per altri due delitti, quello dell'avvocato Francesco Pagliuso e del fruttivendolo lametino Francesco Berlingeri, un insospettabile perito industriale Gallo, che invece, secondo gli inquirenti, sarebbe un killer professionista. E dopo quasi due giorni è stato arrestato anche il responsabile dell'investimento di un uomo che è morto in un incidente stradale sulla statale 106 l'altro ieri, martedì, nei pressi della rotatoria tra Roccella Ionica e Marina di Gioiosa Ionica lungo la statale 106. È un giovane di 23 anni di Locri che è stato anche sottoposto all'alcol test ed è risultato positivo, aveva tassi di alcol sensibilmente superiori a quelli consentiti nel sangue, e a causa dell'investimento aveva perso la vita un giovane di 24 anni di Portigliola. Dunque, torniamo a parlare, ce ne siamo occupati la scorsa settimana, delle scuole di specializzazione in medicina presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro, perché si è scatenata una vera e propria battaglia tra il Movimento 5 Stelle e la Regione Calabria. Vi ricordo che il Ministero dell'Università ha negato per il prossimo anno accademico l'assegnazione di un posto da specializzando come è avvenuto negli anni passati. E i deputati 5 Stelle di Polito, Sapia, Parentela, Nesci e Melicchio hanno presentato un'interrogazione al Ministro dell'Università, Marco Bussetti, chiedendogli quali iniziative intenda assumere per verificare la documentazione e le dotazioni dell'Ateneo per tutte le scuole di specializzazione. Nel testo figura, sostengono i deputati, che per la scuola di pediatria ci siano diverse criticità. I numeri di posti letto di degenza ordinaria inseriti nel computo delle attività sarebbero solo di esclusiva pertinenza dell'azienda di Catanzaro, il che occorre accertare. Nell'interrogazione vengono pure riassunte le criticità della scuola di pediatria e le carenze rilevate dal MIUR a proposito della scuola di cardiochirurgia, che è risultata l'ultima, sostengono i deputati, tra le 23 accreditate
rilevate dall'Osservatorio Nazionale, pertanto non è destinataria di contratti di formazione finché non raggiungerà gli standard assistenziali e formativi previsti. I deputati sostengono che, anche secondo l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario, a Catanzaro ci sono aspetti molto problematici su cui, sostengono, la politica calabrese ha volutamente chiuso gli occhi. L'Università di Catanzaro, dicono i parlamentari pentastellati, ha avuto e continua ad avere una montagna di denaro. È tempo di smetterla col vittimismo strumentale e di rimboccarsi le maniche per rimediare ai pessimi risultati in ambito sanitario che mortificano gli studenti e i docenti che hanno voglia di lavorare. Oliverio ha risposto ai deputati del Movimento 5 Stelle ricordando come la Regione stia investendo risorse proprio per le specializzazioni e parlando di stroncatura assolutamente incomprensibile ed inconcepibile. Mi permetto di suggerire ai parlamentari 5 Stelle, che forse sono ai primi passi, dice Oliverio, di leggere ed approfondire per evitare di dire parole un libera uscita. Mi appello a tutti i parlamentari calabresi perché facciano prevalere gli interessi della Calabria, che in questo caso è evidente che sono stati sfregiati in modo ingiustificato. E la Regione ha lanciato il bando per l'edilizia sportiva, per l'acquisto anche di attrezzature sportive, ma poi soprattutto per costruire nuovi impianti e per recuperare quelli già esistenti, magari completare quelli che sono stati avviati e non sono stati portati a termine. L'obiettivo è quello di formare, di dare modo ai talenti calabresi di formarsi nella loro Regione, magari di cominciarsi a esprimere qui con i gruppi sportivi che ci sono e di trattenerli finché è possibile. Poi, se il talento è veramente un campione, è chiaro che, ed è giusto anche che debba spiccare il volo. Ma intanto questi soldi, che fanno parte dei fondi del piano di azione e coesione, arrivano in un settore estremamente delicato e in una fase storica in cui la nostra Regione, per la verità, grandissimi talenti non ne sta esprimendo. L'ultima è stata la judoka arrivata al bronzo olimpico, ma dopo di lei diciamo pure che non ci sono stati grandissimi successi né a livello di squadra né a livello di singoli per quanto riguarda lo sport a livello internazionale. È di oltre 75 milioni di euro l'investimento che la Regione Calabria mette a disposizione degli enti pubblici, in testa ai comuni e delle associazioni sportive, grazie a un bando appena presentato che consente di avere accesso ai fondi del piano di azione e coesione 2014-2020 e che prevede una dotazione finanziaria di 32 milioni di euro in conto capitale e di 1,5 milioni all'anno per coprire la quota in conto interessi per sottoscrivere i mutui. Le domande possono essere presentate per realizzare nuovi impianti o recuperare impianti già esistenti e per acquistare attrezzature sportive. Particolare attenzione sarà posta alle domande che prevedono interventi a favore delle esigenze dei disabili. Tre le linee di intervento che saranno finanziate con la quota in conto capitale. La prima prevede un contributo massimo di 70.000 euro che la Regione cofinanzierà al 60%. La seconda eroga contributi tra 70 e 200.000 euro, alla cui erogazione la Regione parteciperà fino al 50%. La terza, infine, è quella che finanzia gli impianti di grandi dimensioni e il cui tetto massimo si eleva fino a 1,5 milioni di euro. Interessati soprattutto i piccoli comuni, ma al bando possono aderire anche le province, le università, le scuole ed i privati, ovvero società e associazioni sportive affiliate al CONI o al Comitato Paralimpico. Domande e progettazione preliminare andranno presentate entro il 30 settembre prossimo e la chiusura del bando è prevista per il 31 dicembre, così da poter aprire i cantieri delle prime opere prima dell'estate 2019. Gli interventi includono anche l'eventuale acquisto di attrezzatura sportiva, la messa a norma di impianti esistenti, il recupero di tutta l'impiantistica in Calabria, oltre eventualmente anche la possibilità di realizzare nuovi interventi. I soggetti interessati sono gli enti pubblici, che non sono solo gli enti locali, quindi aggiungiamo alla lista di comuni e province anche ad esempio le università, gli istituti penitenziari, cioè coloro che hanno come enti pubblici la gestione di impianti sportivi, ma anche i soggetti privati, in questo caso tutte le società sportive che sono regolarmente affiliate al CONI e al Comitato Paralimpico. Quindi si tratta di un intervento che vuole premiare sia l'impiantistica sportiva con le attrezzature sia per i soggetti pubblici che privati. Complessivamente la dotazione finanziaria per questo bando è, per la parte in conto capitale, di 32 milioni di euro suddivisi sulle tre linee, ma poi c'è la quota anche di 1,5 milioni all'anno per coprire la quota in conto interessi per la sottoscrizione dei mutui per 15 anni.
Il presidente della regione, Oliverio, ha rivendicato la consistenza dell'intervento, specie se raffrontata alle cifre investite dai governi regionali precedenti, ha detto. L'obiettivo di medio-lungo termine è quello di dare un'opportunità concreta ai talenti dello sport calabresi di potersi formare ed esprimere anche nella propria terra. Ma un aspetto al quale Oliverio annette importanza è anche quello della gestione degli impianti. Troppi, dice, quelli costruiti solo in parte, o peggio, costruiti e poi abbandonati. E troppi anche quelli solo progettati o solo annunciati. Anche per questo il bando è caratterizzato da una notevole semplificazione burocratica. Credo che per la prima volta in questa dimensione viene realizzato nella nostra regione per l'ammodernamento, la messa in sicurezza e la realizzazione di nuova impiantistica sportiva. È un investimento che ha come soggetti destinatari i comuni, le società sportive, l'associazionismo sportivo a vario titolo, perché prevediamo tre linee di intervento. Noi mettiamo in campo un volume di risorse di 32 milioni di euro a carico della Regione, che con il concorso privato supereranno il 75 milioni di euro e naturalmente sul quadro delle domande che saranno presentate valuteremo eventuali rafforzamenti di investimenti. Ancora piantagioni di cannabis nel Vibonese, due sono state individuate, entrambe a Ioppolo, una in contrada Linasi, era composta da 1800 piante, l'altra era più piccola, in contrada Correa, erano appena 108, le piante però già pronte erano già mature, quindi pronte per la produzione. In entrambi i casi le ricerche effettuate dai carabinieri sono state complicate dalla posizione naturale delle piantagioni che risultavano quasi inaccessibili dopo lunghi tentativi, e solo dopo lunghi tentativi i carabinieri sono riusciti a raggiungere le zone di coltivazione. La capitaneria di porto di Gioia Tauro ha sequestrato 55 kg di pescato, pesci di diverse specie, tra cui un esemplare di pesce spada del peso di oltre 20 kg, su un automezzo intercettato in località Tonnara. Il prodotto ittico era trasportato senza la documentazione richiesta dalla legge ai fini della tracciabilità. Sempre in località Tonnara, nei pressi del lungomare, è stata sequestrata una partita di pescato di circa 40 kg che era venduta in maniera ambulante, che però era venduta in violazione delle norme in materia di conservazione degli alimenti. Potrebbe, sottolineo ancora, arrivare entro oggi la sentenza della giustizia sportiva nel processo sulle plusvalenze fittizie per Chievo e Cesena. Per il Chievo, ormai però, visto che il Cesena è fallito e gli effetti della sentenza si faranno avvertire a livello sportivo, soprattutto eventualmente solo sulla società veronese. Ma mentre si è in attesa di questo importante di questa importante decisione, vi ricordo che il procuratore federale Pecoraro ha chiesto 15 punti di penalizzazione e se fosse di questa entità o anche lievemente inferiore a questa entità la penalizzazione, il Crotone potrebbe chiedere la riammissione al campionato di Serie A. Da ieri la doccia gelata della decisione della soprintendenza archeologica della Calabria, che ha detto no alla proroga per l'utilizzo delle strutture amovibili dello stadio Ezio Scida per la prossima stagione. Diniego che conferma il provvedimento con cui due anni fa la stessa soprintendenza aveva imposto lo smontaggio della tribuna coperta e della curva sud in vista della scadenza dell'autorizzazione provvisoria, che scade proprio oggi. L'autorizzazione si era resa necessaria in quanto la zona in cui sorge lo stadio è interessata da una serie di vincoli archeologici per la presenza di reperti dell'antica Magna Grecia, reperti mai riportati alla luce, c'è da dire, ma che per la soprintendenza potrebbero essere deteriorati, rovinati dalla presenza delle strutture servite per ampliare la capienza dello stadio. In una lettera inviata al sindaco, al procuratore della Repubblica e al prefetto, il soprintendente Pagano ha affermato che si è purtroppo constatato come non sia ancora iniziato lo smontaggio delle strutture provvisorie previste dall'autorizzazione, pertanto ha diffidato formalmente il sindaco Pagano, il sindaco pugliese a ottemperare entro e non oltre la data prevista allo smontaggio delle stesse e di fornire formali assicurazioni in merito. Le reazioni sui social sono furiose da parte dei tifosi del Crotone e la polemica rischia di spostarsi anche e soprattutto a livello politico. Ieri riunione per cercare una via d'uscita, finora non trovata, presso la sede del comune, mentre si accavallano le scadenze e si accavallano anche gli
eventi, l'attesa per la sentenza della giustizia sportiva sul Chievo, i calendari che verranno presto compilati, la nuova stagione che di fatto è a tutti gli effetti partita, il Crotone in Sila, Cotronei per la preparazione precampionato, e si avvicinano anche i primi impegni ufficiali, la Coppa Italia e il campionato stesso. E parliamo infine dell'Aquapark Odissea 2000 di Rossano, ne parliamo perché all'Aquapark sono arrivati i Pantellas, youtubers tra i più popolari, apprezzati e anche simpatici, a detta della nostra Francesca Traverso, dell'universo youtuber appunto. Una hit estiva a fare la parodia delle hits estive, con tanto di ballo di gruppo annesso. Il cuore dell'estate all'Aquapark di Rossano è iniziato nel segno dei Pantellas e della loro canzone Ma anche no, uscita da poco meno di un mese e già lanciatissima. I due youtubers sono stati ospiti d'eccezione nel giorno in cui Radio Kiss Kiss ha scelto di lanciare in anteprima nazionale proprio da Rossano la Kiss Kiss Play Summer 2018, una compilation che raccoglie le hits del momento, quelle che spopolano in radio e sulle spiagge, quelle tutte da ballare e quelle che sono destinate a diventare tormentoni e colonne sonore dell'estate. Tra loro per l'appunto anche il nuovissimo lavoro dei Pantellas. Prosegue dunque la lunga e proficua collaborazione tra il Parco Acquatico Calabrese e la nota emittente radiofonica che da anni ormai promuove proprio da Corigliano Rossano eventi ed iniziative che portano in Calabria ospiti e artisti di fama nazionale. Noi siamo in collaborazione con Radio Kiss Kiss ormai da diversi anni. Ogni anno c'è questa collaborazione, loro trasmettono dal parco in diretta per circa tutti i weekend di luglio e poi tutti i giorni ad agosto. E quest'anno addirittura saranno due le trasmissioni che saranno trasmesse in diretta dal parco. Oggi però è una giornata speciale, particolare, perché per la prima volta la Kiss Kiss Play Summer, il doppio CD con i successi più ballati dell'estate, viene presentata in anteprima nazionale proprio qui ad Odissea 2000. E per l'occasione abbiamo ospiti Pantellas che si esibiranno da noi con il loro singolo ormai famosissimo Ma anche no, e proveremo anche qui con gli ospiti del parco a girare un frame del ballo abbinato, il ballo dell'estate abbinato a questa canzone, con la quale poi i famosi youtuber confezioneranno il loro filmato dell'estate. Una collaborazione, diceva, che va avanti da molti anni e che ha permesso a Odissea 2000 di ospitare nomi noti del panorama musicale, non solo italiano. Sì, esatto, ogni anno passano da noi in tantissimi. Pensate che il Benji e Fede furono lanciati proprio qui. Una delle prime esibizioni di Benji e Fede, che ora sono famosissimi, avvenne proprio ad Odissea 2000, proprio per la collaborazione con Radio Kiss Kiss. Ed anzi, in anteprima vi dico che domenica prossima avremo ospite qui ad Odissea 2000 Irama, il vincitore di Amici. Com'è quest'estate? Come sarà? Com'è stata finora? Siamo praticamente all'inizio per quanto riguarda i grandi esodi, però magari voi lavorate anche con persone del posto, quindi non dipende il vostro lavoro troppo dai turisti che vengono da fuori. Ecco, che previsioni avete al momento? Allora, è vero, noi lavoriamo soprattutto, prevalentemente, insomma, con persone che fanno la gita per Odissea 2000. Diciamo locali tra virgolette, nel senso che non sono proprio di Rossano o della provincia di Cosenza o calabresi, vengono da tutta la Calabria, dalla Puglia, diciamo in un raggio di azione di circa 2 ore e mezza, 3 ore di macchina, quindi arrivano al mattino e vanno via alla sera. Quest'anno si nota, già dalle prime battute di quest'estate, si nota un bel incremento di turismo straniero. Paesi dell'est, Russia, Polonia, inglesi, spagnoli, francesi. Devo dire che se il buongiorno si vede dal mattino, sarà una bella estate. A
Daniele e Jacopo dunque arrivati e subito attorniati dai loro fans, l'onore e l'onere di aprire ufficialmente i giorni più caldi dell'estate calabrese. Assolutamente, infatti volevamo andare un po' al mare, al caldo, abbiamo scelto la Calabria perché ci mancavate, eravamo stati un anno fa a Reggio Calabria, quest'anno torniamo qui e... Finalmente, sognavamo sin da bambini di venire in questo parco e finalmente ci siamo. Saremo in acqua insieme a voi. È tappa obbligata, siete qui anche per parlare della vostra, è la hit dell'estate. Sì, diciamo che il nostro è un antitormentone, quindi abbiamo provato a lanciare questa canzone che si chiama Manche No, che un po' diciamo parodizza nel nostro stile tutti i tormentoni estivi. Sì, è un esperimento, noi non siamo dei cantanti, però abbiamo con DJ Matrix siamo riusciti a creare qualcosa di particolare, quindi il risultato ci sta piacendo, la gente piace, quindi per ora siamo molto contenti. E fate parte della hit di Kiss Kiss. Questo è stato un grande onore, un grande piacere, infatti siamo molto contenti che infatti ci sia anche Manche No nella... Grande Radio Kiss Kiss. Sì, sì, sì. Grazie, buon bagno. Grazie. Ciao a tutti gli amici di Video Calabria, siamo i Pantellas. Ci vediamo, un saluto pantelliano, mi raccomando. Ci vediamo prestissimo. Ciao. Ciao belli. E allora il finale è VIP dai Pantellas a Francesca Rettondini, alla quale magari la definizione non piacerà, ma comunque noi diciamo che lo è, certamente lo è, e quindi anche perché l'abbiamo scelta per questo, per la nostra estate, per la trasmissione di punta in questo momento del nostro palinsesto, ovvero il viaggio di Francesca. Grazie per averci seguito, il telegiornale torna alle 19:40.